L'amore è una questione di chimica, ma non solo. A svelare i segreti della fedeltà sono i ricercatori dell'Università di Florida State, che in uno studio recentemente pubblicato su Nature Neuroscience dimostrano che il segreto della monogamia sarebbe custodito nell'assorbimento, regolato geneticamente, di due neurotrasmettitori, vasopressina e ossitocina. Nello studio i ricercatori hanno somministrato una miscela dei due neurotrasmettitori in topolini accoppiati ma che non avessero ancora consumato il loro amore, dimostrando che la produzione di vasopressina e ossitocina sarebbe il segnale giusto per promuovere l'espressione del gene. Ma la chimica da sola non basta. La somministrazione di una dose di vasopressina e ossitocina in topolini che non avessero il contesto giusto, ovvero si trovassero in assenza di partner, non innescava la trascrizione del gene, a dimostrazione che l'ambiente gioca un ruolo fondamentale nella regolazione genica e di conseguenza nel comportamento. Ma in che modo e con quali conseguenze? Ne parliamo con Chiara Manfrin, ricercatrice dell'Università di Trieste. Ad esempio, uno studio condotto alla McGill University su una popolazione di ratti ha messo in evidenza come le cure materne influenzino un particolare gene che si chiama GAD1 che presiede l'espressione di un importante neurotrasmettitore che si chiama GABA che gioca un ruolo nel controllo delle emozioni. Ad esempio, l'espressione di questo gene in organismi affetti da schizofrenia è stato visto come deficitario. In una popolazione di ratti sottoposti a scarse cure materne è stato visto che il livello di espressione di questo neurotrasmettitore, il GABA, è ridotto a livelli molto minori rispetto a quello di ratti che vengono invece sottoposte alle normali cure parentali. Non solo, prendendo sempre ad esempio un topo, un topo neonato mantenuto al buio i primi 10 giorni della propria vita diviene cieco. Analizzando le connessioni sinaptiche del suo cervello è stato visto che l'area visiva del cervello che normalmente è connessa agli occhi in topi sottoposti a questo trattamento forma delle connessioni a livello delle vibrisse e quindi a livello tattile. È un po' quello che succede anche negli individui non vedenti che pur essendo deficitari della vista sviluppano spiccate sensibilità sia tattile che nella percezione dei suoni. È una forma di adattamento degli organismi che utilizza di fatto gli stimoli a cui l'organismo stesso viene sottoposto facendo a meno degli stimoli che non è in grado di elaborare e di utilizzare. L'epigenetica e quindi il ruolo, l'influenza ambientale sul DNA non avviene solo a livello dei mammiferi o degli organismi superiori ma anche a livello delle piante. Uno studio pubblicato su Nature è condotto al John Hinn Center ha studiato la capacità delle piante di ricordare i periodi invernali per poter poi sincronizzare e regolare il periodo di fioritura e di massima attività durante anche il periodo di impollinazione. Questo fattore è molto importante perché i periodi invernali possono cambiare, possono mutare nella loro lunghezza ed è stato visto che un particolare gene che viene denominato FLC in piante sottoposte a periodi invernali molto lunghi viene di fatto silenziato e quindi anche in questo caso l'ambiente determina una sovraespressione o una sottoespressione di particolari geni proprio per avvantaggiare quelle che sono le capacità funzionali di ogni organismo. Anche lo smog e l'inquinamento in generale influiscono sul nostro DNA. Ad esempio, uno studio del Policlinico di Milano ha messo in evidenza che organismi sottoposti per almeno una settimana quantità di polveri sottili al di sopra della soglia di legge presentavano livelli di metilazione del loro DNA diverso da quelli di individui non sottoposti ad inquinamento e quindi
avevano una sorta di riprogrammazione genetica diversa proprio perché sottoposti a questi particolari, a queste particolari condizioni. Questi organismi avevano una maggiore probabilità di sviluppare problematiche come un ictus, trombosi o infarto, molto maggiore appunto rispetto agli individui mantenuti in ambienti meno inquinati. Quindi questi studi e molti altri sono in corso d'opera per capire quelle che sono le influenze ambientali sul nostro DNA, abbandonando quella che è l'idea di un organismo predeterminato dal punto di vista genetico e soprattutto fisso. In realtà gli organismi si adattano di continuo proprio perché le condizioni ambientali mutano continuamente. C'è ancora moltissima strada da fare, ma sicuramente è un campo che pone nuove e affascinanti sfide.